Thank you.
No, ma io come la gente l'ambriente. Vera longevità è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui e poiché viveva fra i peccatori, fu trasferito. Fu rapito perché la... Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò perché sono disceso dal cielo. Non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Il mondo e alla vita di coloro che lasciano il mondo e entrano nella vita senza fine. La vita eterna. E il tempo, l'avvento, ci porta proprio verso questa speranza. Cristo.
Cristo che sposa la natura umana e dona alla natura umana la speranza di essere in comunione con Lui, con Dio. L'uomo non avrebbe mai immaginato una cosa del genere, non avrebbe osato chiedere a Dio di entrare in comunione con Lui. È stato Lui che si è abbassato, è venuto ed ha preso la nostra natura portandola con sé. Ma il Cristo di Betlemme è lo stesso Cristo del Golgota. Cristo bambino è anche Cristo crocifisso. È Cristo della sofferenza, è Cristo dell'Eucaristia, è il Cristo della misericordia. È sempre Lui che, avendo preso tutta la natura umana e tutto il cammino dell'uomo, lo percorre fino in fondo, fino a farci dire: Signore, perché? Fino a farci dire: ma chi te l'ha fatto fare se sapevi che finiva così? E la sua risposta è sempre la stessa: perché io t'ho creato per amore e non potevo abbandonarti nel momento della sofferenza. Non avresti capito perché soffrire e perché morire, e allora l'ho fatto io per te. L'ho voluto sperimentare sulla mia vita per darti coraggio. Perché? E da dove viene il coraggio, la speranza? E che non finisce tutto sulla croce o nella tomba, ma nella risurrezione, proprio come istituzione che rappresenta tutti. Era un uomo di poche parole e di molti fatti. E allora, proprio in questo momento, vorrebbe questa, come dire, questo pudore nel non parlare di lui, anche se diremo qualcosa. Però lui aveva capito che la vita è difficile, ma non come la intendiamo noi. È difficile perché economicamente c'è una crisi o perché socialmente, no, la vita è difficile perché bisogna conquistarla ogni giorno. È una conquista quotidiana di portare valori nella politica. Chiediamo ai nostri amministratori di farlo per il bene comune. Chiedete alla Chiesa di essere coerente con se stessa. Ecco, io penso che Egidio è uno di questi. Ha cercato di portare non solo la professionalità dove è stato chiamato, ma anche la sua fede, i suoi valori, il suo concepire la vita come spendibile per tutti. Poi è chiaro che ci possono essere per ciascuno di noi dei momenti di difficoltà, nei momenti in cui uno si trova a dover scegliere, e non sempre la scelta è tra il bene e il male, spesso la scelta è tra due mali, e allora si sceglie il male minore, ma non perché uno lo vuole, perché in quel momento non c'è altra scelta, ma non sempre è capito così dagli altri. E quindi fare del bene anche pensando che non ci possa essere la gratitudine. Lo dobbiamo mettere in conto, essere capaci di fare il bene senza aspettarci il grazie degli uomini, perché noi non lo facciamo per il grazie, lo facciamo perché ci crediamo, che sappiamo che la generosità non è dare soldi, è dare disponibilità, dare ascolto, dare idee, dare consigli, indicare la strada, poi ognuno la deve percorrere. Mi fermo di più su questi aspetti perché so che Egidio aveva tanti amici, e qui ci sono presenti tanti amici della politica. È chiaro che è un discorso delicato, ma va fatto, cioè ognuno deve portare il meglio di sé dove è chiamato a vivere, il meglio di sé, che poi si capisca o non si capisca, non è importante, perché io proseguo nel bene,
È importante che io abbia la coscienza apposta di dire: ho fatto tutto quello che era possibile fare. E in questo ci metti in conto anche le mie debolezze, le mie difficoltà, le mie incongruenze, le mie infedeltà, a chi non ce l'ha. Importante che io so la strada che devo percorrere. È importante che io non pensi che i miei problemi li debbano risolvere gli altri. Io dagli altri voglio che mi indichino il sentiero, la strada, e magari se c'è qualche buca me la mettono a posto, ma poi la devo percorrere io. Io sono chiamato ad essere protagonista di me stesso, della mia storia, della mia vocazione, del mio impegno. Io lo penso anche così a Egidio, che indicava queste strade ai tanti giovani, a coloro che erano vicino a lui. Era l'uomo delle mediazioni. Qui vedo qualche rappresentante autorevole con quale abbiamo già fatto questi discorsi. Era capace di saper mediare nei momenti difficili, come deve fare un buon padre di famiglia. È questo che bisogna portare, questa passione, dovunque siamo chiamati a operare, la passione per ciò che si fa e la passione per gli altri. E non è facile. L'Egidio l'ha fatto, io penso. Leonardo si è fatto tanto bene, ecco il perché, giustamente la famiglia, perché? Perché il Signore lo chiama così giovane? E la parola di Dio soltanto ci può illuminare su questo. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questa è la rivelazione del Padre e del Figlio. Questo a noi interessa, non quanti anni uno ha vissuto, ma quanto bene ha fatto. Chi vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Gesù cosa ci ha detto? Dov'è il Figlio? Ero povero, ero ammalato, ero carcerato, ero in ospedale, ero a casa solo, abbandonato, in una casa di riposo, e tu non sei venuto a visitarmi. E io dirò: Signore, ma se ti avessi visto sarei venuto. E il Signore quasi a dire: grazie, sarebbe stato facile. Ma io ero in chi ti chiedeva. E allora vedere il volto di Dio e vedere il volto di Cristo nel fratello e amarlo per questo, non perché è bravo, non perché è mio amico, non perché mi ha fatto un favore, ma perché siamo fratelli. E in Lui io vedo il volto di Cristo, e se vedo il volto di Cristo io avrò la vita eterna e avrò la risurrezione eterna. I giudizi e suo giudizio e misericordia, ma vuole anche la nostra. Il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme del cielo. Preghiamo. Per il nostro defunto Egidio, perché il germe della risurrezione ricevuto con il battesimo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sei venuto a partecipare alla tua messa, soltanto la parola di Dio.
queste occasioni può capitare di pensare che fare la comunione sia partecipare a lutto. Non è così. La comunione è partecipare alla comunione con Dio, quindi chi normalmente non la fa, non la faccio, proprio per evitare che ci sia questa confusione. Importante è la presenza, la vostra preghiera. La comunione invece è qualcosa di più grande, di diverso. E ci vuole la confessione per chi non lo fa da molto tempo. Questo è un atto di sincerità con noi stessi, ma anche verso Egidio, che adesso si trova nella verità di Dio e sa che la vostra presenza dice il vostro affetto. È una preghiera detta insieme, diventa sottraggio per lui. La comunione invece è qualcosa che attiene alla persona, a noi personalmente, che la dobbiamo fare quando siamo in grazia di Dio.
che possa partecipare alla gloria del Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il sindaco di Latronico non è riuscito a governare la sua emozione ed esprime per il mio tramite l'affetto immenso che ho legato ad Egitto. Io spero di riuscirci. Carissimi Giuseppe, Angela e Gianluca, cara Maria, cara sorella Angela, c'è una fenditura stretta, quasi una cruna insuperabile nelle nostre vite, dentro la quale siamo costretti a passare, sapendo che al momento anche le più alte e stupefacenti conquiste dell'uomo e della scienza quella fenditura non la possono evitare. È quella strettoia nella quale ci immettiamo con la caducità delle nostre forze, quella precarietà che infrange, travolge a volte certezze, radici, prepotenze e poteri, l'inflessibile perentorietà della morte. Io so che voi state lì ora, sgomenti nello strappare dall'oblio e fissare nel ricordo tutti i gesti, gli sguardi, le parole, la familiare visione di un padre, un marito, un fratello che insieme ad essere stato un devoto cristiano aveva un'altra religione che era quella della sua famiglia. E lo so che non è facile per voi questa posizione, come sempre inspiegabile, senza ragioni umane e possibili, il più grande abisso di incertezze che l'uomo conosce. Ed è inutile provare a vincere lo strato di ombre, di debolezze, di inquietudini che la sosta di queste lunghe ore accumula nelle teste di tutti noi e nel cuore. Egidio però vi indicherebbe una rotta di futuro, ne sono certo. Con altrettanto affetto e riconoscenza mi sono trovato in questo giorno allo stesso incrocio di finitezze e di imperfezioni, perché perdere un amico, credetemi, significa rivedere immediatamente l'ordine delle nostre certezze. Oggi in questa chiesa ci sono tanti uomini, tante donne, del popolo e delle istituzioni, che credo condividano lo stesso lacerante sconforto. Egidio è stato un uomo pubblico, forte e risoluto per le sue qualità, il suo carisma, le sue pragmatiche intuizioni. Merita ben altra letteratura il racconto del suo impegno. Una marcia in più nel pensiero, fulmineo ed efficace nel fare. È vero, sobrio e riservato. Chi però entrava in contatto con il suo mondo aveva la certezza definitiva di essere permanentemente riconosciuto con la lealtà e l'affetto che di lui erano proverbiali. Perché l'altra religione di Egidio, dopo la famiglia, era quella dell'amicizia. Finanche la settimana era organizzata per rispettare il doppio culto, quello della famiglia e quello dell'amicizia. Io ho sentito il suo indissolubile rapporto quando negli anni ho frequentato la sua casa, la sua famiglia. Nel racconto più intimo dei nostri colloqui, che raccontavano i nostri tanti turbamenti umani, professionali, politici,
Solo in una chiesa e davanti al corpo di un grande amico potrei ricordare tante cose. Voglio dire però a voi, ai figli, alla sorella, alla moglie, che solo in due occasioni l'ho visto indebolirsi nei miei tanti incontri lunghi e confidenti che avevamo. Ed erano due momenti che riguardavano voi. C'era quasi un limite nella sua forza ed era l'amore per la sua famiglia. Anche la comunità regionale conserva di quest'uomo un'immagine molto positiva. Egidio, sono sicuro, verrà ricordato molto. È partita già da oggi la ricostruzione di una figura pubblica che ha sicuramente contribuito alla storia recente della Basilicata. Dalla gestione nitida degli enti, alla intelligente prova istituzionale, da sindaco, da presidente di comunità montana, consigliere regionale, da assessore all'agricoltura e da presidente del consiglio regionale. Sono molti anni che condividiamo i fronti ed i confronti insieme. Sintonia, posso dire, che veniva da lontano. Lealtà tra di noi a tutti i costi. Un elegante signore che a poco più di 30 anni mi consigliò e mi offrì il prestigioso ruolo di assessore all'agricoltura. Ci sarà tempo per un'analisi. E pur sapendo che la politica non è totalmente un capitolo della storia degli angeli, ci vogliono ben altri vocaboli per descrivere le intraprese dei cattolici, che scelsero in un tempo non il facile, in un momento della storia nazionale e regionale, che intuirono allora che il potere e l'idealità, quando sono in equilibrio, sono due facce belle del servizio e dell'onestà. Ci sono i segni nella sua attività di una condotta lineare, coerente e trasparente. L'inevitabile è stata la sua morte. Il resto è un fulgido esempio di padre, di marito, di fratello e di amico. Ed è proprio qui che la morte di un uomo incomincia a diventare fine e passaggio. C'è un miracolo terreno, mi consentirà il vescovo, e uno di fede, che la Chiesa ha reso visibile nonostante ultraterreno. Quello terreno è l'esempio perenne che si lascia. Ai figli vorrei dire addirittura più forte di quanto veniva espresso con la sua presenza. Starà lì per sempre a consigliarvi. Non mancheranno i suoi indirizzi. Scoprirete che l'esempio a volte è più incombente della parola parlata. C'è un linguaggio del ricordo e dell'esempio addirittura più assillante, più ossessivo, quotidiano, direi. Ed è la scoperta eterna della nostra misera finitezza. C'è poi il miracolo della fede che Egidio vi ha sicuramente consegnato, non ho dubbi. Come vedete, ne avrete ogni giorno due di vie. Noterete che tutto ciò è una ricchezza che anima il mondo degli uomini, creature febbili, ma sicuramente all'altezza dello splendore del pensiero. Noi lo ascolteremo così, secco e senza giri di parole, sapendo sicuramente che ci voleva bene. Lo voglio ricordare come amico in questo giorno. La più lunga ed imperitura strada che la vita offre agli uomini è infatti proprio quella dell'amicizia. E io so che lui sarà molto contento di ciò. Qualcuno ha detto che se un uomo fiorisce una sola vita terrena, non per questo la sua fioritura è meno splendente. Così è stata sicuramente per il nostro carissimo Egidio. Ringrazio Sua Eccellenza per la sua presenza qui in mezzo a noi, e mi veniva subito in mente, la ringrazio Eccellenza perché è stata così vicina alla famiglia di Egidio,
e alla nostra comunità in questo momento così importante. E voglio ricordare che non da molto c'è stata la ricorrenza della sua ordinazione episcopale il 10 di dicembre, e noi di Latronico eravamo tutti gioiosi lì a Pompei, appunto perché avevamo anche in mezzo a noi il presidente del Consiglio regionale di Basilicata, appunto Egidio Mitidieri, e da quel momento è entrato così, ecco, Egidio è entrato in un rapporto bello, voglio dire, con il suo vescovo, e così anche Sua Eccellenza è entrato in un rapporto così anche, ecco, di amicizie ma anche di paternità nei confronti di Egidio. Quindi io la ringrazio per tutto questo, in modo particolare per questa vicinanza in questo momento alla famiglia di Egidio e alla nostra comunità parrocchiale, così come ringrazio il Presidente della Regione Basilicata e tutte le autorità che siete, ecco, così numerosi in questo momento, vicini, come dicevo, alla famiglia e all'Atronico. Io ieri sera volevo scrivere qualcosa perché, ecco, sentivo proprio il dovere di ringraziare Egidio, però nel momento in cui ho messo mano con la penna a scrivere qualcosa mi venivano tanti pensieri e non sapevo che cosa, ecco, dire prima o poi. E allora ho pensato, ecco così, di far parlare magari il mio cuore, il mio affetto, di far parlare, ecco, quello che in questo momento pensavo fosse più importante. Sono d'accordo con tutto quello che Sua Eccellenza ha detto, così, con tutto quello che il Presidente della Regione ha ricordato. Io voglio mettere molto in evidenza un altro aspetto, oltre l'amore per la famiglia, per le istituzioni. Ecco, voglio mettere anche in evidenza quest'altro aspetto che verrà poi man mano fuori, man mano che il tempo passa. Latronico era per Egidio il suo paese, era molto legato a Latronico. In effetti alcune volte, ecco, si parlava e lui stesso diceva che anche lui poteva comunque vivere in altri ambienti, ma ha preferito restare sempre qui perché amava Latronico, il suo paese. Così come era molto devoto, amava questa basilica ed era molto devoto al santo di cui si gloriava di portare il nome, Sant'Egidio. E io penso che questi due aspetti siano molto importanti nella nostra vita. In modo particolare voglio ricordarlo in questo momento in cui tutti si abbandoniamo, si abbandonano, magari anche criticando i propri paesi e andando a vivere in altre parti. Ecco, io non conosco molto bene, ecco, la sua infanzia e tutto, ma comunque, ecco, ha realizzato quello che ha realizzato, sicuramente, ecco, con tanta buona volontà nel nascondimento e anche a costo di tanti sacrifici. Io penso che le persone che vengono meno, più passa il tempo e più pensiamo che veramente erano dei valori che abbiamo perso. E io penso che Latronico in questo giorno
ieri sera, quando ha saputo della notizia, si è sentita più povera. E in questo modo io voglio, ecco, ricordarlo. Se noi ci sentiamo poveri, ecco, pensiamo che quell'affetto che sempre ha avuto per il suo paese continuerà a esserci, perché noi, come, ecco, siamo in questo edificio sacro, pensiamo che la vita continua e forse con maggiore forza sarà vicino alla famiglia e sarà vicino a tutti noi. Fede nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre. Thank you.
Thank you.
Vai.